modo l'Urban Center per la prima volta si apre alla città e cerca di farsi conoscere anche attraverso gli eventi che vengono organizzati e cerca di capire appunto la risposta della città alla nostra associazione, che dovrà occuparsi di tematiche molto importanti, e speriamo di poter aprire al più presto anche nuovi tavoli e nuove possibilità per l'Urban Center. Rimaniamo sul tavolo L'Aquila Centro. Ecco, sono tanti i temi e temi vanno affrontati anche subito perché la ricostruzione è in corso. Lei vive in centro, ha un bed and breakfast in centro, uno dei pochissimi, quindi è anche come una persona sicuramente informata dei fatti. Sì, allora io sì, ho un bed and breakfast in centro, il primo nato nel centro storico dell'Aquila dopo il terremoto, si chiama Chiassetto, e è necessario cominciare a parlare, già si è fatto in tante altre sedi, in tanti altri modi, però in questo caso cerchiamo di capire effettivamente come poter agire insieme in maniera partecipata sulle varie problematiche della ricostruzione, che sono tantissime. Da cittadina le vivo tutti i giorni e sono pesanti sia per i cittadini che vogliono tornare in centro e non ci riescono perché le pratiche non partono, perché sono lunghe, perché ci sono problemi nei cantieri, ma anche perché gli affitti sono alti delle poche case aperte, oppure perché gli affitti sono molto alti e le case anche aperte idem, cioè sono poche. E quindi ecco, c'è questa impossibilità di questo accesso nel centro storico, quindi è necessario trovare una soluzione celere, perché noi vogliamo tornare a vivere in centro e che vogliamo che sia una cosa possibile per tutti, non soltanto per pochi. Al via finalmente il tavolo L'Aquila Centro, tavolo partecipato. Quali saranno i temi più caldi, tenuto conto la ricostruzione in corso e il tempo stringe? Sì, certo, ricostruzione in corso, siamo in una città che sta diventando sempre più bella e un po' alla volta la riconquistiamo le strade. A fronte della ricostruzione materiale, con queste imprese che stanno facendo dei lavori straordinari, c'è l'esigenza nata dall'ascolto delle realtà cittadine di rivitalizzare il centro storico. La cosa che abbiamo pensato è di centrare su due aspetti apparentemente molto semplici, che sono l'economia e la cultura, creando una sinergia tra gli operatori economici come gli esercenti, i commercianti, i gestori di ospitalità turistica e le associazioni culturali. Quindi facendo un lavoro molto, molto concentrato, anche piccolo se vogliamo, ma che deve essere di qualità e deve essere di sperimentazione per creare progetti più grandi.